Buongiorno. La poderosa macchina da guerra di occhettiana memoria e anche, e vorrei sottolinearlo, democratica macchina da guerra ha organizzato le primarie. Cosa sono? Sono un preludio alle elezioni. In breve, il Partito Democratico, già comunista, ma per l'ex nostro amico è comunista tuttora, viceversa, noi non andiamo a cercare a trovare il Putin e a razzolare nel pollaio di Putin come fa il Berlusca. Questa poderosa macchina da guerra è riuscita a radunare poco meno di 4 milioni, dico 4 milioni di italiani che sono andati alle urne a votare sempre, come ripeto, democraticamente colui il quale reggerà le sorti del partito alle prossime elezioni che dovrebbero essere nel prossimo aprile. Viceversa, abbiamo di là la poderosa armata Brancaleone che sta brancolando nel marasma più completo, nel casino, nella confusione più ridicola. Abbiamo ancora una volta il re, the king dei ridicoli, che ha un cognome ed un nome ben identificabili, il quale, contro le leggi della natura, crede e ritiene di poter ancora fare la sua parte, a dispetto di tutti i suoi ex accoliti, di quella marmaglia che gli ha sempre tenuto banco, che gli ha sempre dato una mano e che raduna al suo interno le cose peggiori, gli imbrogli più vergognosi, le malversazioni, gli intrallazzi di ogni genere. Guardiamo la regione Lombardia, guardiamo il Lazio e tutto il resto. Allora questa è la democrazia di destra, diciamo del PDL, e l'altra è la democrazia di sinistra, quella del Partito Democratico, che ha nel nome la realtà che stiamo vivendo, la democrazia. Arrivederci.